Ciao amici, benvenuti. Grazie per l'aiuto al vecchio Ramingo in questa situazione delicata, Brode. Avevo una consegna per l'ultima città, ma il casato della salvezza se n'è appropriato. Ora ho bisogno che tu vada sul posto per rispedire il carico. Ti farò sapere che cosa dovrai cercare una volta. Ciao amici. Allora, amici miei. Ok. Per quale motivo non mi trovo online? Allora. Secondo il mio telefono Marco Rams non è in live. Bene. Bene, ma non benissimo, bene, ma non benissimo. Ciao Sound Alert, ciao Stream Elements. Adesso l'ho trovata. Ciao amici! Ho scoperto adesso che sbagliavo a fare una cosa. Allora, come state? Grandissimi, io sto aspettando il mitico Kevin, intanto credo che devo fare qualcosa, perché mi ha caricato un filmato. Patatine fritte, ben arrivato. Quanto tempo? E là, giovane, dai che si ricomincia a giocare insieme. Un po' di patatozze fritte. Oh, che bravo, bravo, bravo. Allora, stasera, amico mio, ti porto un gioco che a me piace un sacco, voglio riportare sia Non sul mi urta canale che il casato della sia a giocare salvezza faccia la insieme. cresta sulle rotte commerciali. Non deve essere stato facile con la loro leader trasformata in un ghiacciolo. Ma non pensavo avrebbero avuto il fegato di fare una cosa del genere. A carico recuperato, capirai cosa intendo dire. Yes, 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 patatine. Destiny 2, la regina dei zuzzurri. O come ho scritto nella live, la regina dei rutti. Che era. Vabbè. Hai finito la regina dei sussurri? Bella lì. Adesso prenderò anche Eclissi. Però vabbè, tanto esce febbraio, quindi posso fare con calma. Tutto il gioco. Va, hanno fatto un'espansione pochissimo tempo fa, un mese fa. È finita anche quella? Questa è la regina dei sussurri. Come sparano, come sparano, come sparano. Grande! Allora ce l'hai per farci una partita insieme? Perché sai bene che
Destiny bisogna anche fare i raid e fare le cose insieme fighe, no? Io ho finito oltre la luce mi sembra si chiamava, sì. Oltre la luce, quell'altro, questa qui c'è la risoluzione innata, la risoluzione per PS5, figata. Infatti è 100 e passa giga invece di 50 dalla Play 4. Ci siamo quasi. Il carico trafugato è poco più avanti. Guardalo che scappa. Ciao amici, sto aspettando il grandissimo Kevin. C'è qualcuno che mi spara? Scapping! Ma il secondo è un fucile. Non è che ho messo un fucile del genere? Vai cacchiarola. Oh, mi ammazza anche me la pallina qua. Ok. Eccoli che arrivano. Ciao amici di Twitch, come state? Grandissimi. Stasera si spara. Raga! Bella, amico mio! Sarderino, hai fatto qua? Riusciamo a giocare insieme stasera? Allora, volevo giocare a Formula 1, però anche il grandissimo Kevin è intrippato qui. Allora abbiamo detto, vabbè dai, stasera facciamo un po' di gastrino. No, per grattarmi l'occhio. Incredibile, incredibile. Guarda chi mi ha ammazzato, tu scemo in boom, esplodi. Dov'è quello scemo di che mi ha ammazzato? Questo no, questo fa male. Ui, Marchito, attention. Ascolta, io farei così. Bam! 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 E vai, così li abbiamo segati in un attimo, ci siamo tolti il pensiero. Ciao Gianmarco! Oh, non l'ho scaricato, tengo la memoria. Cacchiarola, amico mio. Ciao Gianmarco, come stai? Un po' di destinino. Grande Gianmarco. Stasera avevo voglia di sparare, amico mio. Dovevamo fare Formula 1, ma spariamo. Prendi F1 Manager. No, non mi piace. Dovrebbe uscire oggi, credo, domani. Convinto la nostra luce a occuparsi personalmente del Non mi dice recupero. nulla, Gianmarco. E lasci che mi veda in questo stato. Ne riparleremo quando sarò uscito da qui. A proposito, dobbiamo ancora definire l'indennità di rischio. Cosa? Ne avevamo già parlato.
Non mi farò estorcere da un dilettante. Non c'è problema, capo. Ti riportiamo subito alla riva contorta. La regina Mara ha messo una ricca taglia sul tuo brutto muso. Mi farebbe comodo. Prova catch del regno. No, allora no, l'ho visto, manager, è fatto benissimo, però sinceramente catch. Non... Se riuscite a recuperarlo, no, è vostro. E i miei collaboratori vi raggiungeranno. Date loro un passaggio, Formula 1, saremo sì. Pari. Lo so, sentito, infatti brother? Shard Kevin abbiamo dovrebbe essere qui, nuovo. Tra un po' arriva, dobbiamo credo. Solo di sequestrarlo. Sarà andato a mangiare. Per vedere se mi ha risposto. Porca loco! Allora! Uno non può mandare un messaggio a un amico se questi qua arrivano e... E voglio anche un po' cambiare i giochi, ragazzi, perché sennò... È bellissimo Formula 1, è bellissimo Gran Turismo, ci giocherò sempre, ma... Qui ho comprato la regina dei sussurri e volevo farla, insomma. Ma che astronavozza? Quelle robe un po' sci-fi, fantascienza, navi, cose così mi piacciono un botto, ragazzi. Ok. Ok, fra mezz'oretta arriva. Bam! Oh, bella botta, no? Tubo! Allora, ciao amore mio! Saluta gli amici! Ciao amore, sei bellissima. Ma hai cambiato vestito da quando ti ho visto 5 minuti fa? Ah ok, hai cambiato 4 vestiti, va bene. C'è una cosa. Divertiti con la tua amica, salutamela. Ho sentito dei reietti che parlavano. Sera, Charder, ti salutamo. Sera amica. Ciao Charderino. Il casato della Dai, prima andare via vieni qua a fare un saluto. Charder, Gianmarco, patatine fritte, cioè. Stanno cercando qualcosa che proviene dopo dalla terra oscura. La patatozza fritta. Ma di sicuro il nostro fenomeno saprà come secondo. Agire. Andiamo. Ciao amore. Devo andare, sennò poi le sì, dai. Ciao. Tardi. Chiudimi un po' la roba che me l'hai aperta con Bladamanda. Absolutely. Ciao amore. La forza. Ciao amici! Ah, chi è che ci ho? Un mio amico. Ah, no, collaboratore. Letale con i fucili conduttori. Torna utile quando si è alle strette. Magari lì. Andiamo amico! Proprio a bombazza, arrivare e trovarsi i nemici così. Ok, qua non si può andare, quindi...
di qua, sì. Boom. Ciao. Perché non mi fa? Ah, perché il pugno fa questo adesso. Quindi non è carico. Hai trovato quel che resta del mio equipaggio, pare. Aiuto a spazzar via questa feccia. Arrivo. Dai, aiutiamolo. Ah, due secondi. Quella super. Trova gli altri miei collaboratori. E sappi che da morti non mi servono. Riportameli vivi. Ciao, amici. Non dicevi frottole sul casato della salvezza. Le vedo belli carichi. Cosa hai detto che stanno cercando? Reliquie, anticaglie di qualche tipo. Roba piuttosto esoterica per un simile branco di bifolchi. Sicuramente prendono ordine da qualcuno. Che diavolo è che dà gli ordini da queste parti? Quello eccolo. Deve essere il gran capo. Fallo fuori, Frode! Oh, raga! Boom! Cacalacca! Vai, uno è andato. Perfetto.
dire che quello stronzo senza... Adesso prende... Raga. Grosso. Dove sei, capitano? Dai, ti ho sbagliato, tanto. No, quello è uno dei soliti di protection. Allora, dai, forza. Ah, è un bel viola, è un bel giallino. Un shakalaka. Andato. Bravi raghi. Cioè, tutto quel bordello a domani, a che giochi? Come? Non c'è Kevin e Ale. No,
Domani a che giochiamo? Formula 1 se c'è Kevin. No, domani non c'è Kevin perché gioca stasera. Giochiamo domenica a Formula 1. Domani Il possiamo testimone giocare di a un Gran imperatore Turismo, russo. Kevin. Ovvio che il Charles, blasato della salvezza sia in agitazione. Quindi la ladra di domani giochiamo a navi è Formula 1, amico mio. tornata. I manufatti che Domenica cerca. a... No, Il scusami. prezzo della sua Scusami, libertà, Charles. scommetto. Immagina il valore di mercato. Bella Per nave. fortuna abbiamo una nave buona e un equipaggio cattivo per inseguirla. Un favore, guardiano. Non far pilotare il mio catch a quel pagliaccio. Dai, ragno. La tratterò come se fosse mia. È proprio questo che mi preoccupa. Infatti, L'unica cosa che dovrebbe preoccuparti è l'accoglienza che ti aspetta nell'ultima città. Andiamo, Prode! Bella lì, no, Charter, domani sera Gran Turismo 7. Scusa, amico mio, stavo finendo di far parlare il gioco, così capiamo la storia. Domani Gran Turismo 7, che non c'è Kevin che gioca, e domenica si può organizzare per la Lega di Formula 1, ok? Grazie, Charles. Ho sbagliato a parlare prima. Grazie, mamma. Bella fredda. Che bella fredda. Ciao, notte. Tutto chiuso, chiudilo lì. Notte. Ok. Bella lì, raghi. Attento con quel carico, ti tarpo le braccia! Allora è vero. Eramis si è liberata. Il suo nome ha ancora un peso. Ora i vecchi Ciao equipaggi sono al Kevin, suo vieni amico comando. mio. I vecchi Ok, equipaggi, ho letto di loro. Gli assassini dei Catch, le lame di bordo e... Qual è la parola umana? pirati. ok. Certo, lo Ok, Kevin, scongelamento di Ramis grande. non è una buona notizia e sta cercando qualcosa. Ma per una volta la fortuna è dalla nostra. Questo è esattamente ciò che ci serve. Che cos'è? Una chiave d'accesso, sorellina. Con questa puoi aprire qualsiasi porta loro chiudano, se riesci a trovarla. Non dobbiamo sottovalutare i vecchi equipaggi. Contro quei fuorilegge ci vorrebbe l'intera avanguardia. La vedo dura. Zavala si sta preparando alla prossima mossa di Kalus e gli occulti di Ikora stanno cercando Eramis, ma con discrezione. Restiamo solo noi. Padre, dovremmo fare il possibile per aiutare. Questi pirati rappresentano una straordinaria opportunità di conoscenza. Potrebbero avere reperti risalenti allo stravolgimento. Eido, la cosa è molto più seria di quanto immagini. Dici bene. Sappiamo tutti quanto può essere pericolosa Eramis. Tu cosa dici, Prode? Beh, pronti a salpare. Quando vuoi, capitano. Il personaggio del titano senza maschera. E fatto ancora a cazzo, ma allora, tra un po' arriva Kevin, giochiamo insieme, ma non ho ancora, non sono ancora andato su. Dono de divinità del tuono. Campi lontani, ci raggiungiamo, viaggio. Ok. Bello qua. Non ci siamo ancora presentati formalmente. Sono Eido, scriba del Casato della Luce, figlia di Misrax Kell, che già conosci. Sì, io e Misrax
ci conosciamo bene. Ho sentito le storie. Ma davvero? Possiedi un titolo, signore. Ho sentito come ti chiamano. Io possiedo moltissime cose. Ragno è meglio di caduto. E non è peggio del tuo vecchio che si fa chiamare Mithrax dai guardiani. Mithrax. Sì, alcuni hanno difficoltà a pronunciare il suo nome. È sorprendente vedere cosa li mette in difficoltà. Presenti esclusi, ovviamente. Oh, sì, questo guardiano è molto capace. Spero di poterlo aiutare in qualche modo. Coraggioso da parte tua, Eido. Cosa ne pensa tuo padre del tuo coinvolgimento? Sembra che quei vecchi equipaggi gli suscitino un po' di timore. Sì, pare in apprensione. Ma io sono una scriba, la cronaca della nostra storia rientra fra i miei compiti. E sotto sotto immagino che sia euforico come tutti per questa avventura. Oh, io fremo per l'emozione. Ora, piccola scriba, se fossi così gentile da scusarci, io e il guardiano abbiamo degli affari da discutere. Certo. Benvenuto all'ultima città. Possa la luce provvedere. Possa la luce provvedere. Mithrax, vecchio ciarlatano, hai costruito un gran bel castello di carte. Oh, interagisci. Guardiano, è passato di tempo. Sembra ieri, quando ero sulla riva con Tarta a commerciare serafite e vetrofasico. E ora mi ritrovo nell'abbraccio del viaggiatore. Buffo, dove può portarti l'avere un debito con il Ramingo, eh? E che i dettagli del mio umiliante salvataggio restino tra noi. Dunque, pare che tu stia andando a incrociare le lame con Eramis e i vecchi equipaggi. Mithrax non ne sembrava affatto contento. Mi chiedo perché. Ti dirò questo. Ti lascerò continuare a usare la mia nave mentre vai alla ricerca di segreti. Penso che tu abbia la tempra necessaria. Ora mostra a quei pirati cosa succede quando incrociano il ragno. Mentre sei via, procurerò attrezzature di cui nessun capitano in erba dovrebbe fare a meno. Non c'è bisogno di ringraziarmi, ti chiedo solo di tenere fra noi la mia sfrenata generosità. Ho una reputazione da mantenere. Salpiamo. Tieni. Ok. C'è qualcosa di nuovo qua? 2370? Bello. Ah, la chiave. Oh. Arco sovraccaricato, cucina impulsi. Io uso, aspetta, eh. Cucina automatico, precisione, lanciarazzi. Non c'è per fucile automatico.
Sì. E poi vediamo l'altro, no? No, pompa no. Impulsi. Magari facciamo questo impulso, dai. Ho preso qualcosa di più? No, possiamo andare. È stato un piacere fare affari con te. Nuova impresa. Possiamo metterci d'accordo sulla nostra amicizia. Ok. Allora. Eccoci qui. Nexus. Eternità. Città sognante. La torre. Europa. La regina dei succubi. Meglio un barone di un Kel. Se non altro questo è ancora vero. Dalla mia squadra di recupero, voglio quel bottino. Torniamo in orbita. Nuovi frammenti del vuoto sbloccati. Fico. Segreta disponibile. Nuova difficoltà per la segreta. Va bene, grande. Nuovi frammenti solari. Quattro stagioni dell'eclissi, chiave delle segrete. Astore esotico, decorazione, una nuova campagna, la tele scura, nuovo potere, scopri una nuova destinazione. Fico. Kitsune sgargiante, bella. Luna, cosdromo. Nexus, ma non c'è Marte. Questa cosa è la regina dei sussurri. Andiamo qua. Vediamo se c'è l'amico Kevin. No, non ancora. Vabbè, andiamo. Bella la nave di Marco James. E vai, navetta. Mi ricordo
Allora, qua c'era. La mia mente. Sai, Mota urla come il giorno in cui Omnigul la fece a pezzi e la mise a tacere per sempre. I nostri destini si sono quasi intrecciati oggi quando un incubo di Omnigul ha invaso l'accampamento. La mia sopravvivenza fu un dono, concesso dall'essenza che hai recuperato dall'incubo di Crota. Se davvero riuscissimo a imbrigliare il potere di questa essenza, potrebbe rivelarsi utile nella lotta contro gli incubi e altro ancora. Come la piramide. Sa che stiamo arrivando. Lo sento. E noi avremo la meglio. Ok. Sto aspettando. Perché sei qui? Il re dei corrotti è stato troppo ardito. La tomba di Saturno l'ospiterà per l'eternità. Cazzo, perché è caduto di testa, oh! Un Warsat grande. È caduto in vostra prossimità. Iniziate bellissimo il transmat proprio, e mantenete in testa, la posizione. Raga. Google, abbassa 8. Porca loca. Possibile che è un evento pubblico e non c'è nessuno, raga? Porca! Ma sono esploso! Come mai sono esploso? Why? Se ho preso il manufatto! Ah! No, oh, fortuna c'è un altro!
Madonna, sono pochissimi questi qua. Pochissimi, dai, dai, dai. L'immunità. Dai raga, venite! È immune. Rossa, rossa. Bravo. Che senso? Aiuto, aiuto, aiuto. Che succede? Là. Bravi. Bella raga. Allora raccogliamo e andiamo. Ok. Allora, L1. Ma qual è L1? Imprese. Ok, segui. Allora, è arrivato Kevin, raga. Ciao Kevin. Bella Kevin. Vieni, mente acuta. Lascia che ti insegni.
Lo scontro imminente sarà più divertente se sarai preparato ad affrontarlo. Sto volando. Ciao boss! Mi senti? Ciao mitico. Guarda che c'ho bisogno di una mano qua. Devo finire qualcosa. Sì? Quale? Sì. Ah, deve ancora uscire però. Ah. Sì, 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 sì. Ah, quella è una figata. Sì. Dai, meglio pochi ma buoni. Sto facendo le missioni perché a quanto pare c'è un botto di roba che non ho fatto, neanche oltre la luce non l'avevo finito, quindi provo a venire a darmi una mano così giochiamo insieme. Sì. Oltre la luce e quell'altro, sì. Prima della morte di Crota, per l'alveare allora, i caduti erano poco. Fammi vedere se posso uscire. Credo di sì, perché stavo facendo una missione. Sì, penso di sì. Aspetta che ammazzo un coglionazzo che mi sta sparando. Mi puoi evitare? Come mai? Che con lo streaming il gioco praticamente è online sempre. Ok, allora io sono qui adesso, ragazzi, andiamo a aiutare l'amico Kevin, aiutare. Ok, dai, niente, qui c'è un botto di gente, quindi io posso anche schifare la baradana. Apriamo. Perché allora l'inizio è veramente un casino. Allora, stagione negozio. Stagione 19, mamma mia. Allora, come entro da te? Ok, quando siamo qui, allora invita amici, no, menu, no, no, l'avevo visto prima, porca roca, dov'è? Qui forse. Ok, clan non c'entra una seca. Allora, ho visto prima come facevo venire, che ho visto gli amici connessi in linea. Dov'è che è? Mi hai invitato tu? Aspetta che mi metto online. Facciamo prima perché non mi ricordo. No, sto spegnendo la play. Porca miseria. Ok, vai. Dimmi se mi inviti perché non mi arrivano gli inviti. Passarti, cara la notte. Crogio. Leggende. Mamma mia ragazzi, quanta roba hanno messo. Quanta roba hanno messo. E come faccio? Sì, sì. Allora, aspetta, mi è arrivato l'invito, ma come faccio a accettarlo?
Oh cavolo, vieni di Bruxelles. Non me lo ricordo più. Triangolo. Aspetta. Allora, touchpad. Alla mappa. R1. Sì. Questo a sinistra. Ok, adesso l'ho visto. Gear Fighter, eccolo qua. Accetta invito. Bella, partecipa. Cosa? Davvero? Ma sei tu? Ah. Come mai? Ah, sono qua. Sì, sì. E infatti, Gear Fighter. È una vita che non ti sentivo più, Gear Fighter. Mi ricordo una volta quando giocavamo e ti veniva per botta di culo l'astronave strafichissima, roba del genere, e allora tu mettevi l'astronave. No, dico una volta, no, adesso vabbè sono fighissime tutte, però una volta erano base, poi beccavi quella d'oro, ma per botta di culo, no, perché non era così figo i premi che dava. E allora quando la beccavi la mettevi su e tutti, bastardo, hai preso l'astronave strafiga, no? Era partito, ti ricordi i tempi quando giocavamo? Anche il Galaron mica ce l'avevano tutti, eh? Certo, io ce l'avevo, sono entrato la prima volta nel raid, il primo, che non mi ricordo come si chiamava, e per botta di culo me l'aveva dato, e tutti quanti, no, è 2 mesi che stiamo facendo noi sti raid, non ci dà mai una sega, e sei entrato tu una volta e ti hai già dato il galaro. Cosa dobbiamo fare qua? Questo? L'evento? Non lo facciamo l'evento? Beh, famocelo, è certo, che cazzo. La roba buona, eh. Dai, ci va di botta di culo. Ah no, non è finito. Un secondo avevamo già finito l'evento. No, non è finito. Ecco che arriva là. Vuoi farlo, lo vai fare, se no no. La spadozza? Chi ha la spada? Credo di sì. No, non credo. Sì, è fatto. E vai. Hai visto? Gira a farlo, il frammento mi ha dato. Finito? Raggiungi il prossimo altare. Ah, bisogna andare là a piedi, in bicicletta.
Eh sì. Ce ne sono troppi! È una figata questa roba qua quando ci sono le... Ah, è giù prima? Ah, pensavo di avere la... Mamma, quanto sono forti questi boss qua. Non me lo ricordavo più che era così chiuso. Ci sono i boss indistruttibili. Bella. Ecco Charder, è entrato il mitico Kevin, non so mio. L'armatura? Bella! Allora, Charderino non ha spazio per tirarlo tutto, no? Lo tirava per lui adesso. Però non c'è spazio per tirarlo adesso. È fighissimo sta. Ah, è immune per la prima cosa. Vai. Sono morto dentro. Ah! Mi ha tirato dentro! Qualcuno mi sente? Nessuno! Completata. No. La tua sorella questa missione, eh? Sto chiedendo l'aiuto. Appena escono. Beh, dai, che modo fa. No. Secondo che è tutto gigante. Sì, qua c'è uno che fa una catrata. Ho cercato qualcosa di più o di più o per un altro atlante. Sì, è l'infinito qua? Ma che funziona? Quanto mi serve? Devo mancare due. Ma gli incubi? Che cazzo sono gli incubi? Eccoli qua, adesso arriva. Un po' completato. Però vai. Ah no, ma va il cuore, perché lo spazio finito.
Era un'arma, io ho fatto. Ma 50 secondi mancano, scusa. Vale. Vai che va, vai che va. Io gli ho fatto la scusa anche te. Ah. La scusa è arrivata da dietro. Solo la pietra, c'è uno con una spada di un chilometro. Ma l'altro qui. Ma l'ultimo di là. Fatto? Estensione della disperazione. Estensione della disperazione.
con l'esperienza purificata. Raggiungi l'ultimo altare. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Questa si chiama un evento, eh? Ah, e tu? Ah. Oh, quello può partire. Sì. Boom, dai che gli do delle belle basilate di coso. Boom. Dai che lo butto giù. Sì, mi collinisce per un po'. No, è immune? Oh, porca. Sì. No, immune, immune, immune. Ah, ok. Una è forse andata. Chi sta facendo la super? Ah, un figlio. Una è andata. Non è più immune? Bella! Vai che becco col lanciagranatozze. Ma porca cazzarola! Ho sparato e l'hanno buttato giù. Quindi non l'ha preso. Immune, immune! La madonna, due che mi fa. Non si spara e si butta giù. Che munizione. Farà così, prima si va da uno, poi si va dall'altro. Questo era l'ultimo, no? Beh, siamo tutti quelli di prima, non credo che sia un evento che continua in eterno. Vedi. Ma è dietro, 60 metri qua. Ma senti gli altri o sentiamo? Tutti da lui, secondo me. Dobbiamo portarci i termini. Oh, che maledio. Guarda dove sono io, sono tanti qua. Sì. È andato via però. Ma perché mi sa che fa da... un po' da una parte e un po' dall'altra, dietro tre portali, eccolo qua.
Ma stiamo sparando tutta questa qua? Evento completato, visto? Ah, abbiamo fatto. Completato comunque. Adesso io sto prendendo il bottino. Blasfemo, arma cinetica. Ci hai voluto prenderla? Ah sì. Vabbè, meglio di un calcio nelle balle. 1371 ho trovato io. Allora, 1363. 1371, guarda qua. 1369 sono andato. Arrivo, sto... Anche tu stai vedendo un po' di roba? Buttar via un po' di roba vecchia perché... 371... Allora, lanciarazzi che mi piace, ce l'ho 1350, guarda che bello, lanciagranate, non è molto disponibile. Allora, questo è 1368 ed è un fucile di precisione. Allora, potrei usare questo. Oh, qui mi sta sparando. Oh! Mi stanno sparando. È iniziata una nuova roba qua. Sì. Che è successo? Ah, ok. Stavo mettendo a posto la roba. Sì, sì. Aspetta solo un secondo che stavo vedendo... Il desiderio di distruzione della stirpe di Crota non conosceva limiti. Perciò fu creato Fogot l'Indomito. Per diffondere il male in ogni dove. Se avesse avuto successo... Oggi non saremmo qui. Fogot è l'incarnazione della paura. Non è un caso che sia l'incubo scelto dalla piramide. Ma... Non sarà un caso quando quest'incubo giacerà morto ai tuoi piedi. Carino, non è malvagio questo picchino. Due mitragliette però non è il top. Non lo so, vedo un attimo perché due mitragliette... No, prima c'è un fucile di precisione da lontano, capito? Ti metti un attimo lì. Vediamo un attimo. Ma fa danno. Danno fa danno. Come cannare lato. Ecco. Beh, non è ancora male, perché faccia la danno. Quanto fai danno con la tua?
900 di testa. Però la mitraglietta fa tutti. Vai di lì, arrivo. C'erano ancora le... Ma che ci sono sti cadaveri qua in mezzo? Che volteggiano. Abbiamo proprio capito la storia. Mi ricordo il raid, quello che bisognava saltare, era una cosa incredibile. Facevamo più morti nel saltare che a sparare i cosi di gente. Sì, devi farlo. Vero che non è male sto fucilotto? È vero Charles, perché poi c'è anche questo, guarda, questo lancio invece la roba verde. Non male il fucilotto. Perché è abbastanza preciso, non ha tanto rinculo. Io non c'ho dove andare io adesso però. No. Adesso è venuto fuori. Ma come mai non c'era da andare di qua? Ah, forse è di qui dove ci sono i nemici? Che stanchezza ragazzi, che stanchezza ragazzi. Non faccio nulla e sono più stanco di quando vado al lavoro e vado in palestra. Ah, e beh, potrei indicarlo però, eh. Fogot non ci ha spaventato prima. Limitato. Dai, dai. No. Immune. Ok, vai. Yeah.
Aia. Completato, bella. Questo arriva da me. Dai, che è andato! LG5 tifone. L'incubo di fuoco ti è svanito, Eris. E noi siamo sempre più forti. Fa vedere LG5 tifone. Che cazzo di arma è? Ha un lanciagranate 1378? Questo oggetto al momento non è disponibile. Ne ha due uguali. Mi ha dato un oggetto che non è disponibile. Ah, ho capito perché. Hai capito cosa fanno su quello di prova? Fino a 28? Praticamente mi ha dato l'arma più fica della regina dei sussurri, però mi dice che questo oggetto non è... viscere della bocca dell'inferno, la mia anima fu distrutta. Io faccio vedere, ragazzi, che ho potuto fare per cercare di recuperarli di nuovo, ma come vedi alcuni pezzi devono essere sostituiti. Ora dovrò fare affidamento su uno di loro, un vecchio talismano infuso di magia dell'alveare. Senza di esso il vero potere dell'essenza di incubo non potrebbe essere imbrigliato. La loro unione è il nostro primo passo per svelare i segreti della piramide. Ma è solo un passo. Maggiori essenze richiedono maggiore magia dell'alveare, nessuna delle quali è in mio possesso. Ottieni entrambi e l'accesso alla piramide dovrebbe essere chiaro. Un'armatura più figa? Marchio dell'organo sventata. Modifica. Fico. Sei okay. Arrivato fin qui. Fa l'ultimo passo. Adesso? Ti seguo. Devo fare anch'io questi qua, tra l'altro. Mi sa che non avevo neanche ancora finito di fare i vecchi DLC. Fa un caldo boia ancora, ragazzi, qui. Se morirai, muori con onore. Bello. ...1368 sono io, tu cosa sei? Gestione in corso. Mille? Oh, la madonna, come cacchio fai a essere 1500? La pompa, no, lo odio. In attesa.
attesa. Lo so che... Dove dobbiamo andare? Passi pesanti. Benvenuto, Titano. Uccidere? Su qui? C'è una quest, di fatto. Devo fare evento pubblico? No? Sono andato. Non so, mi sta caricando. Hai fatto tu qualcosa? Ah. Che stanchezza. Per forza un altro guardiano? Vabbè, infatti. Va bene, facciamo una bella cosa. Allora, ragazzi, Twitch, io vi saluto. Sono già le 11. Rimani in party, Kevin, ok? Così ti devo dire un paio di cose. Vi ringrazio, ci vediamo domani sera con Gran Turismo 7. Ciao a tutti amici di Twitch. Statemi bene, mi raccomando di seguire il mio canale Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, dove poi salvo le live e faccio tutte le cose fichissime. E ci vediamo, insomma, fra 4 minuti vi saluto. E, grazie Kevin della serata passata insieme, ci vediamo domani sera a Gran Turismo. Ciao Kevin, ciao ciao ciao. Ciao amici di Twitch, statemi bene, devo aspettare 3 minuti che c'è la pubblicità. Oh, ho trovato uno? Io ho messo blasfemo, ma lo so già che non mi piace. Però mettendo blasfemo mi è andata... Ciao Sharder, ciao grandissimo. Stammi bene, amico mio. Ci vediamo domani sera con Gran Turismo, Sharder, ok? Ciao amico, aspetta che devo aspettare ancora 2 minuti. Devo aspettare ancora 2 minuti per fermare la pubblicità. Ma questi ci servono? Sono costretta a chiederti di avventurarti nuovamente nell'oscurità. Sii veloce ma cauto, guardiano. Ok. Vabbè, sì, infatti. Così non rischiamo che non li killi. Però c'è anche un altro. Siamo solo io e te. Se li abbatto un po', se li porto alla metà così.
Tanto questi sono stupidi, riesci a farli anche da soli. Vabbè, ce ne sono tanti, eh? Perché se vuoi venire qui dove sono io, ce ne sono altri due. Bravo. Eh? Ah, sì. Madonna, ma che... No? Mi piace più tanto. Comunque... Ah, rientro limitato. Mi piace più tanto. Immune. Beh, io cerco di uccidere quelli grossi. Tanto sono qua nell'angolino. Però devo capire quello immune... Cavaliere, te lo tiro giù un po'. Beh, io ti ho segato un po' tutti quasi morti di qua. Se vieni di qua li tiri due legnate. Cioè, stavo dicendo, non ha di quelle bellezza, come sono fatti i mondi, come sono fatte le cose qui, che è impressionante. Troppo bello questo gioco. Cacchio, le come si... Sì, soddisfa anche graficamente, visivamente le cose. Ma proprio a parte quello, sono proprio belle le ambientazioni, le armi, tutto. Ciao Gianmarco, sto chiudendo la live, come stai? Oh, dimmi tutto. Oh, dici Gianmarco, ma di sera facciamo Gran Turismo, amico mio. Devo portarlo, bene, ah, grandissimo. Ah, vabbè, io vado. Adesso stiamo chiudendo ancora, cioè nel senso che stiamo finendo la missione. Aia. Aia. Fatemi stare. Dov'è che devo portarlo sto lavo qua? Oh. Ok. E ci stiamo divertendo. Infatti, stai segando su di te. Un attimo, eh. Ma tu dici che se li seguo io non te li date, eh? Perché non roba di ognuno. Frammento ombroso, eh? Dopo devo andare a sbloccarli. Anche tu. Arrivo. Pallina. Quanto? Non lo so, io sono 1.300, pensavo di essere un figo della Madonna. Sì? Allora. Vai, Cesari. Pallina. Thank you.
Come stai, Gianmarco? Tutto bene, amico mio? Eccoli qui, segali. Guarda cosa sta venendo fuori la nave. Si è passato il ponte. Cacchio, bisogna avere un'inventiva della Madonna per fare un gioco del genere. Oh, Kevin. Io sparo quello grosso, eh. Va, porco schifo. Sono caduto giù. No. C'è il buco di fianco. Riesci a venire un po' più indietro? Ah sì, che qua. Grande! Grazie, grazie, grazie. C'è il buco. Ok, vai che è andato. Madonna. Fatto? Boh, ma adesso posso sparare anch'io. Arriviamo alla fine di qui e poi chiudo, perché sennò poi gli amici vedono un inizio di ride e si prego alla fine. Però bello. Che inventarsi questi posti è incredibile, eh? Comunque hanno un'inventiva pazzesca. Sì, ma non mi piace proprio Gianmarco, Formula 1 Manager non lo so, sinceramente anche con Gran Turismo, non so cosa è successo, i miei codici che entrano dentro non ci sono andati in ferie, non lo so. Vedi che siamo in poca gente, cioè mi seguiva di più quando erano 15. Maurizio e Mitico, anche i Curetti, tutti quanti gli altri, quelli che mi mandavano un po' di gente, non stanno facendo nulla, vedo anche un calo assurdo un po' di tutti, quindi boh, non so che cosa dirti, ma Formula 1 Manager non riesco più nulla. Cioè giocare a un gioco che non mi piace non riesco a fare la live, sinceramente. Non sarei simpatico perché se il gioco non mi piace non. Cioè manageriali, cioè, piuttosto faccio Formula 1, Formula 1. A parte le ultime, domenica c'è la gara, quindi in teoria domenica ci vado per fatto di gioco. Vediamo, non so cosa dire perché da una roba buona che è passata un po' di calo. D'altronde le live sono sempre queste, quindi non è che sono cambiate o diverse cose, proprio boh. Togliermi un po' così. Adesso è
serie, quindi ragazzi adesso è tutto travolto, perché vedo che anche tanta gente che c'aveva gente adesso sono in pochi. Vabbè, senza fare nomi che non mi piace, ma. Che cosa bisogna fare? E che cacchio, a stare conquistati, ma se siamo in due non siamo. Ma come fate a partire in due? Ah, ok, non bisogna stare qui. Certo. Allora. Poi Gianmarco, ho preso un gioco, non so se sei ancora qui, che praticamente quello addirittura bisogna costruire le cose con l'escavatore e tutte queste cose qui, quindi anche se non entra gente una o due volte a settimana non mi frega niente lo faccio. E poi il resto, i vari Formula 1, Gran Turismo. Tipo domani sera faccio Gran Turismo, che compriamo le auto nuove. Devo ancora platinare Gran Turismo io. Un odio puro e potente come la luce del sole che ti permea e pervade. Ashla Doom sa chi sei. Sa che cosa hai fatto. Ti ha osservato mentre falciavi Crota, Oryx e Omnigul. E brama di poter restituire quel dolore. Wow! Che cacchio, stavo andando nel buco. Per fortuna mi sono reso conto. È bella lunga la storia però, eh? Madonna, ma che torre, oh! Siamo ai piedi della torre! Fighissimo. Hai visto che roba? Ma no, ma c'è un buco! Scusa Kevin, se riesci a... Non ho visto che c'era un buco! No, ma posso rientrare da solo? No, no, posso rientrare da solo, non è... Ok, grazie, scusa. Non l'ho visto che c'era un buco! Ma fa un buco! Torre del dolore. E qua sono cavolini di Bruxelles, secondo me. Guarda, guarda in cima. È un tubo. No, no, no! No! Ma mi... Oh no, ma c'è un coso giù anche. E mo? Sono rimasto escluso. C'è un botto di gente qua. Tu sei su. Ma no, ma tu sei su e poi c'è un botto di gente giù. Vero? Come faccio? Non posso salire? No. Ah, sei riuscito a rianimarmi da sopra? Sono su? Ah, bene.
Ero rimasto sotto. Io spero che col nuovo Eclipse mettano dei nuovi personaggi di Eclipse. Porca nocca. Bello tolto, Figlia di Crota. Ajla Dun, figlia di Crota. Proprio un figlio di Crota, eh. Tu sei più su di livello. Oh, ancora! Emo? Emo? Ah, ecco, così vedi come la quando... Non morire, se no li facciamo tutti due a capo. Tu sei sopra? Ah. Insegui Ash Ladun, figlia di Crota. Oh, c'è un'altra cosa, c'è un'altra piattaforma. Dove sei tu? Ok, io sono sulla piattaforma. Ok. No, mi sa che siamo arrivati, eh. Oh, vedi, io non vedo fuori, eh? Che cosa fa? Condisce. Va a cagare, va. Pensavo che era qualcosa di figo. Mi hai condito, mi hai. Questo cosa c'ha? Perché è così? Ah, bisognava romperlo. Sta salendo. C'è. Ah no, per fortuna. Siamo quasi in cima. Che bella che è Olivia, scusami amore. Buongiorno tranquillo. Ce l'ho morto. Però ti vedo da tutta vita. Che figata. Comunque ci ha fatto partire in due invece che di tre, sto gioco. Qual è un'altra cosa? Ah, eccolo qua il terzo. L'abbiamo appena detto, guarda. È arrivato dietro. Lo tiravo qua. Eccola. Tosta. Tanto 15 secondi rientro. Sei. Madonna, come da dentro, eh? Sono dentro. Perché? Perché sei scappato?
Ma non mio, ero in centro, proprio in mezzo, come adesso, vedi? Porca loca. Dov'è? Ancora immune quello stronza? Porca loca! È andata. Andata. Andata, ragazzi. Eris, è finita. Ashladun è morta. È un sollievo sapere. Ma la presenza di Ashladun non è una coincidenza. L'alveare deve avere grandi ambizioni riguardo le influenze della piramide. Torna da me. Abbiamo molto di cui parlare. Mide 380. Mitraglietta, bella. Ok. 56, 18, beh 201 perché all'inizio hai fatto tutto te. Va bene ragazzi, vi saluto amici di Twitch, ci vediamo alla prossima, ciao, ciao Gianmarco, ciao a tutti gli amici che sono stati stasera qui con noi. Vi saluto, ci vediamo domani sera, Gran Turismo 7. Ciao Kevin!